ragazzi, buongiorno, siamo qua con Luca. Buongiorno. Guardate che vetri brinati che abbiamo. Adesso vi giro la camera, siamo sull'LJ70, gran mezzo. Quanti anni ha questa macchina? 31, 32. Di più. Perché poi è uscita la serie 90. Dell'87. Yeah. Guardate che paesaggi. Qua che paese è questo? Qua siamo a Casello. In Valle Scrivia. Brevenna, andiamo. Che è una valle laterale della Valle Scrivia. Sì, fa parte della Valle Scrivia. Sì. È un comune di Val Brevenna che è all'interno della Valle Scrivia. Ma fa comune? C'è la barchetta in montagna. Dite che è rombo. Arrivati, come si chiama qua l'azienda? Altra. Qua che abbiamo parcheggiato l'LJ, adesso vediamo. Alfredo, buongiorno, ti sei alzato? Speriamo che lo veda l'altro. Ciao. Siamo perfetti. Cosa ci fai vedere qua? Andiamo a vedere un po' di animali. Questo è un posto pieno di animali perché è tutto recintato. Quanti ettari hai recintati? Ma ce ne sono una trentina, tutti qua in giro, sono anche pezzi che non sono. Ma quindi miei. Sei un benestante con tutti quegli ettari? No, non sono tutti miei, sono ho citato dei punti strategici per non far arrivare gli animali nelle strade, nei paesi, per carità. Qui latifondisti non ce ne sono, ognuno c'è un pezzettino, è un casino in Liguria, la frammentazione del territorio, una cosa esagerata della proprietà. Allora, dove andiamo? Però, da dove iniziamo? Iniziamo un po' dalle mucche cabanine, dalle vacche cabanine, che sono le uniche bestie. La regina della Liguria. La regina della Liguria. Pensati un pochettino che sono le uniche bestie utili che sono in questa azienda. E figurati, direbbe Luca, che conosci. Se quelle lì sono quelle utili, figurati quelle inutili. Vabbè, ce n'è già una inutile. Dov'è? Il muletto? È un mulettino, così, però anche lui fa la sua parte. Ci rende allegri, tanti animali ci rendono allegri. Ora qua, ma vedo la stessa struttura che c'ha la scritta, è un 2A. 2A è una ditta di Padova, sì, no. Veneti, però c'hanno anche abbiamo una bella collaborazione. Sì. Ai tempi ci sarà ancora adesso un rappresentante che è della zona dei monti intorno a Parma, cioè dell'Appennino. Vi siamo venuti in contatto, siamo stati amici e siamo sempre trovati bene. È una bella azienda. Quanti anni è che l'hai costruita? Saranno tra una storia e l'altra, ormai saranno 5-6 anni. L'abbiamo fatta per le vacche e per... Ma tu hai le vacche sotto? Un po' di vacche e un po' di fieno. Poi a seconda della quantità di fieno si restringono le vacche o si allarga lo spazio del fieno. Quelle sono le pecore zaccheri, quelle lì sono. Ah, le jacks sono? Le zaccheri, che è una razza ungherese, che pecoracce selvatiche, però delle corna meravigliose, quindi. Dopo ci avviciniamo un po'. Sì.
poi andiamo un po' a vedere le cabanine. Ma questa non è una cabanina! No, è un highlander, È un highlander. Sì. E riesce a mangiare con le cornazza così. È bravissima, è bravissima. I bambini delle scuole c'è intorno. Salgono sopra. I bambini che la grattano. Veramente quando gira la testa per vedere chi c'è intorno. Ogni tanto ne becca qualcuno. Ehi, cornazza! Ehi! Vabbè, 1,20 m di corda! Vito, dalla Moldavia! Aspetta! Lui è dalla Moldavia! Ciao! 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 Com'è? Bene, bene! Guardale qua le cabannine. Perché, ma scusa un po'. Aspetta, perché questa cosa fa quel ferro lì? Questo è un po' scemo, ogni tanto può darsi un calcio, visto che ci lavoriamo. Si stacca la. O stacca il pezzo, o prende noi. E invece con quel ferro lì non riesce a scalciare? Con ferri che veniamo tutti a comprare tutte queste marchigiani, veniamo a comprare da buona, da buona e Daniele, ma logico, no? Buona e Daniele, due marchigiani, che una volta erano aperti fino alle 10-11 di sera, e oggi erano un amore impossibile, non li ho orati, cominciano a voler vivere un po' meglio. Sì, sì. E quindi ci deve arrivare nell'ora giusta. E poi, qua... come vieni da lontano, non ti cagano e quindi allora sbagliata andiamo noi a casa. Cosa vuol dire? Quanti litri di latte ti fanno in media? Ma le cabanine quando sono fresche, che non sono bene perché hanno bisogno anche loro di mangiare, non è che fanno, magari fanno sui 18-20 litri da fresche. Comunque una lattazione, dei più o meno 300 giorni, hanno delle medie di 30 quintali. Vanno, madonna! Ma dai, feroce, eh! Sì. Non l'ho mai girato, però ora diciamo. Fammi ancora vedere una volta, dai! Scalcia ancora una volta, dai! Dai, dai ancora un colpo! Dio fa che stronza! Questa sì! Ma perché il border è vestito a freddo? A freddo, mi chiesta. Perché è vestito il border? Ma non si vestono i cani! E io vengo, mi compro io, compro anche lei. No! Non devi vestire un border! Ma glielo metto anche quando piove, comodo che non sbaglia. Ah! Parlando qua con Filippo, che di dove sei te? Di Novi Ligure. Novi Ligure, guardate qua, c'ho il suo numero di telefono, è dal 3 giugno 2022 che ci messaggiavamo per i cuccioli, perché lui c'ha i poli e andrò una volta anche nella sua azienda. E bravo Filippo, vedi che il mondo è piccolo, ci siamo trovati. Sì. E adesso gli dai una mano qua. Quando riesco da casa, visto che ho pochi animali a casa. Vuoi averne di più? E io sì. E beh, bravo te. Tanti mini polli a casa. Però non voglio vedere. Il border con il cappotto no. No, questo non ci sta. Non vengo a trovarti a casa. Okay. E quello sono vacche brave. Tranne quella là che tira calci. Sì, ma tutto sommato li chiamiamo per nome. E poi lo mettete al pascolo adesso? No, in questo periodo non è campagnone, perché al pascolo non c'è più niente. Se no stanno tutto l'anno fino a dicembre al pascolo. Ah boh. Scusa, perché gli hai tolto il cappotto al cane? Perché ora mi fa. Ma non fa ancora caldo, eh? Ora
Ora mi faccio dare una mano a mettere le mani. Così fai il video senza sì, cappotto. Sì. Bastardino che è il tuo ragazzo. E tu il tuo ruolo qual è qua? Tutto. Adesso pulisci tutto. Guarda, le picciocche, poi siamo i social. Che escono. Così è tutto fantasino. Quella devi vedere che dagli un po' qualche ordine. Perché gli parli inglese al cane? Perché a casa ne ho tanti altri e così mi ascolta solo lei quando ho bisogno. Ma per... No, non ho capito. A casa ho altri cani. Ok. E quando lavoro con lei voglio che mi ascolti solo lei, sennò gli altri... Gli altri gli parli italiano, sì. In piemontese, invece lei in inglese. In inglese, anche perché i border sono... Anche nelle gare di border li parlano praticamente tutti in inglese con i comandi. Ma come io che non ci capisco niente di inglese, come farai a addestrarlo? Ma è semplice, basta capire i comandi. Anch'io non sono bravo in inglese, però quelli ne ho imparati. Bravo, bravo. Brutta idea. Guarda la testa di passare per una. Qua abbiamo il tunnel adibito. Mezzo stalla, ricovero animali e mezzo a fieno. In maniera variabile a seconda della stagione. Quello lì è il nostro, è il nuovo torello da riproduzione. Dov'è? Quello lì. Il secondo là. Che si chiama Ugo. Ugo? Vieni Ugo. Fatti vedere Ugo. Il futuro della Liguria. È già anche... Dai Ugo, si è scornato un po' con qualche vacca, non gliela voleva dare e Ugo ha battagliato. Lo vedo un po' timidello. Un po' sì, perché sono tutte vacche adulte, già lui è ancora giovane. Da farsi esperienza. Sì. Ugo, datti da fare. Comunque è bravo come toro. Che poi quando si dà troppo da fare poi diventerà anche cattivo perché vuole difendere il suo ruolo. Ah, si è scappucciato il cuore. Allora, qua abbiamo il reparto Daini. Daini, sì. Questo senza corna, cosa sono tutte femmine. Tutte femmine. C'è un maschio nei giovani che li vedi un po' più piccoli e quello col palco. È il maschio, è il riproduttore. Sì, è il riproduttore, chiaramente sono i colori variano un pochettino perché ci sono dei mantelli diversi, c'è quello bianco, che bello. Bianco, quello nero, c'è quello che rimane pomellato anche d'inverno e quello che invece d'estate ha un pelo più bello. Te. Questi qua anche come con i bambini sono veramente bravi. Ma tu? Lui è l'ultimo maschio che è nato in azienda e dovremo poi darlo via. Quello lì? Sì. Vani, terra.
tu vai giù che te lo do avanti tu. Vai giù che arrivo. Vai giù che arrivo. E le femmine dovrebbero essere di nuovo gravide. E qua abbiamo gli alpaca. Gli alpaca. Anche lì ci sono più nuovi. Tutti gli animali, adesso ci sono molti animali da pet therapy, sono animali da compagnia. Sì, sì, sì. Da pulire l'erba nei giardini, poi soprattutto quando sono giovani sono belli batuffolosi, carini. E poi la gente li prende e poi si trova che non riesce più a gestirli. Però sono animali tranquillissimi in ogni caso. Devi rompersi le balle che avranno. Ma ti vedi tendono un po' sputarsi anche per le loro. Adesso qua mi fai vedere la cabannina pezzata. La cabannina pezzata, guarda che bella! A parte, è una purezza a parte. Comunque le cabannine ogni tanto nascono fuori con delle chiazze. Ah sì, ma sì. Ma non è questo, questo è uno zebù. Questo è uno zebù vitellino. Quanto no, tempo ha? Con delle chiazze le chiamano cabannine stellue. A stelle. No, è proprio una caratteristica. La marrone c'ha 2 mesi e la piccolina c'ha quasi 1 mese. Nati qua in azienda. Sì, sì. Da quelle mamme e da quel papà. Maia, vieni via. Questo branco è tutto il mio branco, la mia madre è orientale. Per. Che... Il zebù. Il pezzata, la pezzata del toro. Sì, figlia dell'ultima che è pezzata e forse era un altro toro che era tinta unita, secondo me ha preso dalla cosa. Adesso c'è questo toro nuovo con un altro sangue, per cui riporterà anche lui. Hanno già un po' di sangue pezzato loro, le femmine, anche le tinte unite e ora poi... Invece qua abbiamo, allora... Questa è una sinella che è... Magnifico, questa qui è una sinella che manca la parola, sta crescendo, può darsi che oltre alla parola cominci anche... a dare qualche morso e qualche calcetto perché ha l'esuberanza giovanile, però contiamo di farci di fare dei lavori legati anche a un po' alla pet therapy e a delle situazioni sì. Quindi invece questa questo qui è un becchetto del mohair, non è del cashmere, il mohair è un'altra lana, però una capra che era una lana tipo pecora, una lana pregiata anche quella, la mohair. E queste sì, invece sono... C'è una stranezza della capra con 4 corna. 4 corna. Pensa che io ne avevo portata una a Canale 5, una trasmissione Amici a 4 zampe, la capra a 4 corna. Ah, sì, sì. Ma le sei corna? Domani qualcuno, buongiorno, c'ho il video, dopo te lo faccio vedere. Quella, e poi di qua abbiamo le, tutte le mamme. Ah, che corna! E queste sono siciliane, giusto? Agrigento. Guardate qua, amici siciliani. Noi andiamo dalle Alpi alla Sicilia. Dalle Alpi a Appennino e arriviamo in Sicilia. E qui c'è la rimonta delle vitelle cabannine là in fondo. Ah. Per riprendere, che sono nate quest'anno all'inizio, quindi hanno più o meno un anno. Cominciano ad avere un anno. Cioè quest'anno, l'anno scorso, nel 2023. Ma che belle che sono. E qua abbiamo le mazzette di rimonta della cabannina, dai Cicetta, dai. curiosone, lasciami stare, eh?
dai. Qua sono bravi, cresciuto al biberon. Aspetta il biberon? No, no, sono stati cresciuti al biberon. Ah, boh, per quello che mi corrono dietro. Sì. Presentamelo un po'. Questa qui è la... è l'Antonella, perché la mamma si chiamava Antona, così ci ricordiamo di chi okay. è la mamma. Questa qui è Viorica, perché la mamma si chiama Vittoria. E questa qui invece è la Mara, perché la mamma si chiama Maya. Bambacche, sono di pelle brave, ma brave brave. Basta. Ad esempio questa qua che ha le corna già diciamo le più lunghe di tutte, quanto tempo ha? Questo dovrebbe avere 3 anni, 4 anni. Le prime hanno 3-4 anni. E ora con quando abbiamo le piccole che teniamo da rimonta ci mettiamo dei tubi di ferro che abbiamo costruito in modo come un apparecchio per far venire le corna dritte. Ah, che non si attorcigliano uno sì. sopra l'altra. Come quella lì? Sì, non gli danno neanche dopo un giorno si abituano e lo tengono finché non li iniziano ad andare dritto da soli. È bruttina con le corna sì. attorcigliate. Sì, sono più belle come questa qui. Sì, sì. E il maschietto è nato da una vacca. Dove va il maschietto? Pendito. Ardoli. Te. Col pizzetto, vedi? Dai. È bello, quello lì alle corna sono fantastici. Sì, ma non pensavamo anche che la mamma fosse gravida. E l'abbiamo. L'ha tirato sul proprietario dell'azienda, il figlio di Alfredo, a Biberon. Ah, bello. Quasi 4 anni, come lo dice. Questo è un asino al. L'asino albino della Guinara, sono asini particolari, caratteristici, è proprio una razza tipica della Guinara. Ha le dimensioni dell'asino sardo, in Sardegna hanno l'asino sardo, sì. che è quello classico, grigio, con la lariga, sì. taglia comunque piccola, e l'asino albino della Guinara. Della Guinara, ne abbiamo quattro. E questo è adulto? Questo qua è adulto. Sì. Adulto, proprio piccolo. Questo è uno stallone neanche tanto giovane, ecco. È già padre di diverse asinelle che ho un po' sparse qua in giro, sono al pascolo anche loro stamattina, li ho visti andare, giravano, questo è rimasto qua così. Arcoso, difatti, non l'ho dato io quel nome, Arcoso si chiama, se manca non la sardo proprio nel profondo. Ah, adesso lo metti fuori? Adesso lo facciamo fare due diretti. Vado a mangiare due viande. Tanto pian piano ci avviciniamo alla stagione dei parti, poi stanno chiuse quindi... poi le mungi anche ma o no? Le lasciamo sotto i capretti. Ah boh. Le lasciamo sotto i capretti perché non sono tanto. Questo qui è quello addomesticato che ci darà oh, bello. Basta. Il e futuro riproduttore. Speriamo. Lo vedo tanto, tanto domestico che mi pare che. Mi interessa più giocare con le persone che. Ma io non puoi andare. Giocare con le carte. Vabbè, portiamoci la bambi. No, freddo, è grave, sì. Ciao. Giù che arrivano gli altri. Guarda giù. Maia no. Abbiamo anche le mu. Senti che tamburella. Questo rumore qui è tipico. Fanno da bimbo. Fai vino. Puoi vedere il suo video qua, ripresentare.
con le galline. Tati! Andiamo a vedere il caseificio. Perché fino adesso abbiamo giocato con gli animali, ma... Martino, intanto hai già lavorato tutto, adesso cosa fai? Giri le forme? Come si chiamano queste formette? Nome semplice, formaggetta. Formaggetta, formaggetta. Si mangia fresca? Si mangia abbastanza fresca, ah. Una settimana, 10 giorni. In genere, essendo basse non le puoi stagionare, non ha senso stagionare. E rimane sempre morbido come formaggio? Sì, morbido. Rimane morbido anche perché poi... Queste qua invece sono delle forme che le facciamo da stagionare, dato che sono lì, essendo più grosse, da stagionare un po' di più. E soprattutto le facciamo in questa stagione perché c'è poca vendita, sì, di queste formine piccole. Se no queste qui vanno tantissimo, io vendo tanto ai negozi qua intorno, okay. Ai negozi qua intorno, non ho un... Qui tanta gente non viene, o all'agriturismo, quando siamo aperti come agriturismo, se non i negozi qua... Vicino, dalla zona. E quale? Le fiscelle lì sono tutte roba a Bona e Daniele, ah, sicuramente. Certamente. Salutiamo nonna Sontina. Cioè l'unica cosa arriviamo, poco tempo ci serve, gli altri non parlo più. Sontina, lei è una di vecchio stampo, capisce che voi avete da lavorare, invece gli altri non vi considerano. Bravissimo, se non per dire niente. Ciao Paolo. Fa piacere anche quello, guarda, per me le gite nelle vostre zone sono gite di lavoro, però sono i giorni più belli che capitano in questa attività. Quindi bene, dai, bene così. Latte, no, questa formaggetta, alcune di queste, secondo un po' dei disciplinari di lavorazione, delle metodologie di lavorazione, sono presidio slow food, come formaggetta della vaca camagnina. Ok. In particolare quelle del presidio, perché hanno magari degli accorgimenti diversi sulle lavorazioni. Ma sono queste qua, sono più fresche. Questa è un'altra, un altro tipo. Ieri, sì, questa qua. Ecco il latte crudo, sono tutte con latte crudo, però a volte in certi tipi c'è aggiunto i fermenti e invece quello come presidio assolutamente. E quanto lo lasci lì a scolare, diciamo? Tra quattro giorni, poi comincio a metterle in cella e sono pronte, ora ti faccio vedere quelle pronte. Queste qua giusto, questo tipo qui sono pronte quando hanno 15-20 giorni, oh. Ti faccio vedere le loro sorelle della volta prima, che sono poi queste. E questa è già un po' più stagionata, sì. Queste sono quelli, okay. un po' più stagionate. Le ho levate anche, bisogna procurarci un po' la crosta, la muffa, le muffe, queste cose qui. Comunque queste qua, questa è la cella di stagionatura. Sì, queste qui sono qua, sono quelli che hai visto fresche sopra, sì, sì. Sono pronte. Così cominciano a fare la loro muffettina e si mangia tutto perché sono croste senza. Ah, si mangia tutto su questo, sì. Forse avessero delle muffe brutte, magari le lavi. Io ho quelle che hai visto prima, le avevo lavate, quindi... Le lavi come? Ma le lavi con l'acqua tiepida. Ah, buono. Se invece devi stagionare le ungi con un po' d'olio. Ah. Le lavi meno frequentemente. Ok. Più adesso, visto che è arrivato Luca, andiamo, facciamo un altro caffè. Cosa facciamo? Un altro caffè, dai, sì. Le giri poi dopo. Sì, dai. Okay. Anche il figlio, come ti chiami? Olmo. Che sei il proprietario dell'azienda. Ahimè, sì. Il babbo lavora. Ok. Allora, queste sono le hai raccolte dall'albero di Natale, le hai tolte adesso. Le ho tolte ora da sotto la paglia. No, di cosa sono? Di emu. Di emu? Ma le colori te così o? No, le fa proprio così, verde scuro, un po'... No, mai visti. Non sono lisce, sono un po'... Sono mangiabili? Mangiabili, sì. Noi ci facciamo in agriturismo le tagliatelle. Ah, sennò... La frittata rimane per due persone. Sì, alla fine è mezzo chilo di... Di uovo? Di uovo. E un etto di... E il rosso è bello grande? Diciamo che le uova io cerco di tenerle intere, e quindi ci faccio un po' le buche, quindi c'è... Ah, ok. Quindi non so di preciso, okay. Non ho mai provato a romperla come...
È perché è bello come arredo, così. Un dito. Va bene. Ci prepariamo per la colazione. Allora, questo è di Cabanina anche? Sì, un salame cotto di Cabanina. Ma lo teniamo chiuso o possiamo assaggiarlo? No, ok. E invece questo? Questa qua è una formaggetta che abbiamo sperimentato soprattutto durante il Covid. Ok. Di latte di Cabanina, affinato un mese nella canapa. E l'abbiamo chiamata Canabanina. Canabanina. Non spendo... Ma ha gli effetti... No, diciamo di no. È una canapa a basso contenuto di THC. Ok. Quindi non dà nessun effetto. Se si mangia, se più la buccia, magari... Un pochino. Un pochettino, un po' di sonnolenza. Allora dopo proviamo. Tu no, eh? Perché se no poi mi metti la trapunta sul border... Io no, perché oggi devo andare ancora a cavallo, devo andare a tutti gli amici a vedere. Vai, vieni, Tofì. Tofì, vieni. Qua abbiamo il pecor cane. Se no, ultimamente ho dei pandori. Ma non ho mangiato niente, mi dia la testa, mi dia. Cioccolata. Ho bisogno da sesso, vedi lui. Vedi, Sara, vedi la cioccolata. Sì, i biscotti quelli di Nero Saiba, quelli che sono... Quelli lì. Sì, allora ragazzi, colazione l'abbiamo fatta, adesso vi saluto, no, poi ci rivediamo in che azienda? Da Giampaolo Rizzo con un altro cabanista. E un altro cabanista, ma dove, che zona? È nella zona della Valpolcevera, di okay. Sara Ricco. Così io poi sono in direzione già... per sei già verso il Savona, Genova, già Genova ancora prima. Ok, dai, ci vediamo dopo allora. Ciao ciao, grazie dell'ospitalità e buon proseguimento. Grazie. Sempre più grazie. Cabanine. Ci vedremo per ciao. Ciao, ciao ciao. Come abbiamo detto, adesso ci spostiamo, andiamo a far pranzo, andiamo a vedere un'altra azienda di cabanine. E ci tengo a ricordarvi che in fondo al video ci saranno nelle descrizioni il mio codice IBAN, tutti i vari modi per poter effettuare una donazione, perché comunque dovete capire che arrivare in questi luoghi, i costi di spostamento sono difficili da sostenere. Se vi piacciono i miei video, mettetevi la mano sul cuore e effettuate una piccola donazione, in modo che posso portarvi a spasso per l'Italia a vedere queste bellissime realtà. Ciao ciao, al prossimo. Thank you.